Siamo intervenuti anche a rafforzare i temi della salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro. In particolare abbiamo affrontato su vari fronti, sul fronte nazionale rafforzando le competenze della Commissione nazionale in modo che sia un luogo dove non solo si analizzano gli infortuni attraverso la collaborazione con l'INAIL, ma si facciano azioni di promozione sui luoghi di lavoro e linee guida che possono essere utilizzate nei contesti aziendali. Si è intervenuti poi sul contesto territoriale, quindi nuove competenze a livello territoriale, la possibilità di sviluppare azioni in compartecipazione anche con gli enti e le istituzioni che agiscono sulla prevenzione e sicurezza nei vari territori. A livello aziendale abbiamo rafforzato il coinvolgimento della rappresentanza sindacale unitaria sui temi della salute e sicurezza, partendo anche dall'esperienza dei comitati Covid aziendali. Sempre a livello aziendale si potrà affrontare ancora con più precisione e determinatezza la questione dei mancati infortuni e delle malattie professionali, si potrà coinvolgere le rappresentanze sindacali, anzi sarà bene che le rappresentanze vengano coinvolte per poter rendere effettivi, esigibili i break formativi, cioè quei permessi di 15-20 minuti per affrontare i temi sulla salute e sicurezza. E un altro elemento importante, gli RLS e gli RSPP potranno sviluppare la loro azione anche in un contesto green, quindi i temi dell'ambiente esterno e quindi anche dell'inquinamento, della riduzione degli sprechi e del risparmio energetico. Donne vittime di violenza di genere. Sia da parte sindacale che da parte industriale abbiamo avuto un'azione comune e determinata su questo fronte. In particolare abbiamo rafforzato gli strumenti a disposizione delle donne colpite da questa piaga. In particolare il congedo retribuito passa da 3 a 6 mesi retribuiti, vengono rafforzati i diritti contrattuali per agevolare le flessibilità di orario, quindi ci sarà più possibilità di concedere part time, più possibilità sull'uso del lavoro agile, sia possibilità per quanto riguarda anche eventuali trasferimenti per quanto riguarda in altre sedi di lavoro se necessari. Verranno inoltre predisposte delle campagne di sensibilizzazione e un'azione formativa nei contesti aziendali. Nello specifico, la Commissione nazionale elaborerà delle proposte da promuovere nei territori e le commissioni aziendali e le RSU aziendali insieme alle aziende svilupperanno questi argomenti. Lavoro agile. Sul lavoro agile non siamo riusciti a trovare un accordo che regolamenti il lavoro agile come norma contrattuale, perché da parte di Federmeccanica e Assistal ci sono state delle resistenze importanti. Abbiamo individuato un'intesa in cui nella fase di stesura del contratto le parti definiranno un quadro normativo e quindi ci riproviamo in quel contesto a definire le norme che riguardano il lavoro agile. Quindi ci preoccupiamo nei prossimi 2-3 mesi a dare questo strumento per noi importante, che deve essere uno strumento contrattuale a disposizione dei lavoratori. Appalti pubblici. Sugli appalti pubblici siamo riusciti a regolamentare la cosiddetta clausola sociale. Abbiamo stabilito dei diritti per quanto riguarda i lavoratori coinvolti nei cambi appalti pubblici che gli consentono di conservare l'occupazione e nello specifico nel caso in cui l'appalto viene ridotto, quindi siamo nel caso di un cambio appalto che riduce il perimetro previsto precedentemente, ci sarà la possibilità di definire degli strumenti di garanzia occupazionale. L'ultimo capitolo riguarda l'installazione degli impianti. C'è una comunità di intenti tra Finfiomme, WIM e Assistal per fare in modo che i contratti di riferimento nei cambi appalti e nelle assegnazioni degli appalti siano quelli dei lavoratori metalmeccanici e quindi si eviti l'operazione di dumping o di contratti pirata con l'obiettivo di abbassare le tutele dei lavoratori metalmeccanici. L'ipotesi di accordo del contratto avrà un suo percorso democratico. Dopo l'approvazione nei consigli generali di Finfiomme e WIM ci sarà l'assemblea dei delegati di Finfiomme e WIM che daranno la loro approvazione, verrà poi illustrato nelle fabbriche e i lavoratori poi provvederanno all'approvazione attraverso il voto certificato.